Cari amici telebari, bentornati a tempi supplementari. Tema la bellezza, quindi prego un'inquadratura larga perché sicuramente a me non Larga. riguarda, ma riguarda la bellissima Alessandra Monno, reduce dall'esperienza di Miss Italia, Miss Puglia 2012, ed è un piacere averti qui con noi per parlare di Grazie. questo tema. Abbiamo parlato di varie forme di bellezza. La bellezza è anche nello scrivere, la bellezza è anche nel ballo, ed è difficile trovare personaggi che riescano ad incarnare questa duplice Entrambi. prospettiva. E l'abbiamo trovato. Ed è l'ospite di Tempi Supplementari, ed è Ivan Sentiamo. Zazzaroni. Ciao Ivan, benvenuto. Ciao, benvenuti, anzi, bentrovati, non benvenuti. Allora, Ivan, naturalmente la puntata sulla bellezza non poteva avere che Alessandra Monno qui con noi, ma ho Mi scelto sta riempiendo anche, di complimenti, sto venendo cercando in tutti sorridenti. quanti i modi, alla disperata, è un po' come le scivolate di Materazzi per evitare il gol ai mondiali, Ivan. Però tu rappresenti anche nel mondo dei giornalisti, so che è una definizione che non ti piace, perché tu hai spesso parlato in varie interviste che hai rilasciato, io non sono bello ma ho molto fascino. E No, questo mi... io non ho detto questo. Quando, intanto saluto Alessandra Momo che non conosco e tu presenti una Miss Italia Piacere. senza farmela vedere e quindi No, non va vabbè, bene. dai. Secondariamente mi Non hai visto ricorda Miss Italia, non dire così, che un mamma Rai si Alessandro, arrabbia. mi ricorda un Alessandro Momo, che voi non ricorderete perché siete troppo giovani, che fu il protagonista purtroppo sfortunato di Malizia, di un film che ebbe un grandissimo successo negli anni 70 e si chiamava Alessandro Momo. E me lo ricordo perché era in quel momento lì fu veramente un botto incredibile per lui. Purtroppo poi morì in un incidente Aia. stradale e molto giovane, ma era destinato ad una grandissima carriera. Quindi spero che almeno abbia lo stesso tipo di impatto e non certamente l'esito, evidentemente. No, il discorso nacque da quel sondaggio che fece Vanity Fair, dove risultavo quindicesimo, tutte ste menate Beh, nei giorni quindicesimo, successivi. cioè, eri in intertoto, Ivan. Sì, però mi presero per i fondelli praticamente tutto il mondo. Allora, alle domande sulla bellezza, beh, sinceramente non è che mi la gradissi tanto, dissi, guarda, magari sarò affascinante, che ne so, però non, la bellezza è una cosa talmente particolare che non è riconoscibile né assolutamente un discorso che puoi fare autoreferenziale. Di certo la bellezza si rintraccia anche, oltre che nello scrivere, anche nel ballo. E Ivan è un rappresentante di un programma televisivo veramente molto interessante, molto Sì. simpatico, leggero, dove si può trascorrere, ecco, una prima serata come ai vecchi tempi, Rai, ecco, senza particolari forme di volgarità, ma attraverso appunto il ballo. Cosa ti è piaciuto? Perché tu ti sei anche cimentato come ballerino di questa disciplina. Per te magari non molto, diciamo, non so se nasci ballerino, lo diventi, ecco. No, io non nasco ballerino e non divento ballerino, sono appassionatissimo di musica. Che ascolto praticamente 24 ore su 24 da quando sono nato, lavorando anche per Radio DJ e tutto il resto, e quindi probabilmente l'orecchio ce l'ho, il ritmo l'ho seguito, avevo una professoressa, una maestra spettacolare come Natalia Titova e ci siamo molto divertiti. Il ballo è il grande tabù degli italiani, no? È quello che tutti vorrebbero saper fare bene e che sono in grado di criticare, no? Mi ricordo, sarà capitato anche voi di andare in discoteca o in sale da ballo, dove volete, e la gente che guarda e critica chi sta ballando senza peraltro saper ballare, è una cosa Esatto, meravigliosa è questa, no? vero. Quindi diciamo che tu incarni anche lo stereotipo perfetto. Chi si intende di calcio in Italia, tutti si sentono un pochino commissari tecnici. Naturalmente tu Intenditori. sei stato anche direttore di un'importante testata giornalistica e ti intendi di calcio e soprattutto ti sei cimentato con quest'altra grande voglia del paese, che è il ballo. È anche Ma una io ho sempre fortuna. Certo. creduto una cosa, ti interrompo, nel senso che essendo, non sono. Io non so come siano fatti i giornalisti sportivi, io credo di essere un essere umano, per cui un essere umano che ha delle passioni, dei divertimenti, molto, molto come a tutti piace ballare, a me piace ballare, piace andare a mangiare, piace uscire con gli amici, cioè non è che il giornalista un po' sportivo o non sportivo è fatto a tre occhi, quattro mani, cinque teste, hai capito? Cioè è un essere umano come gli altri, per cui vive delle altre cose. Io non mi riconosco in quelli che fanno i fenomeni di intellettuali o il mondo a parte, ecco, quindi mi È il ballo piacciono le cose che... preferito? Ma guarda, i latini, sinceramente i latini. Se devo Ecco, dirti quello che vorrei passionali, ballare veramente bene, no, più che passionali, ritmati, il reggaeton sensuali. mi fa impazzire. Ah, Mi fa impazzire il reggaeton. reggaeton. Molto Esatto. giovanile, tra l'altro, come Infatti. stile, o sbaglio, molto ritmato. È molto ritmato, secondo me molto sexy, molto divertente. L'ho visto fare a Santo Domingo da due domenicani, una roba Ammazza.
spettacolare. Poi adesso ho trovato divertentissimi anche queste cose Zumba, come si chiamano, no? Zumba, presente. Zumba lo sai fare? Certo. Allora, poi ci improvviserà lo Zumba, me l'ha detto a me adesso, quindi... No. Alessandro deve farlo, ma è divertente, cioè... Sì, lo faccio proprio tutte le settimane, bellissimo. Ti scarichi un sacco. Ivan, io conduco tutte le settimane, ma non sono così bravo con lo Zumba, me lo insegna lei, me lo insegna lei. Ma quello che devi applicarti molto, eh. Ivan, quello che tu hai detto è molto interessante, offre un altro spunto, e quindi c'è subito una domanda per te, per dovere di ospitalità, e anche per la nostra subito dopo, sì. Alessandra. Viviamo in un paese che a volte è miope. Giustamente Ivan ha detto, nasco giornalista sportivo, devo morire giornalista sportivo. No, nella vita è bello creare delle forme di evoluzione, sia nel piacere di ciò che si fa, sia anche professionali. Non è detto che Ivan Zazzeroni si stanchi un giorno di fare il giurato o l'appassionato di musica in televisione e si metta a condurre un programma diverso o torni a fare a tempo pienissimo la sua primaria attività. O sbaglio, Ivan? Qui non si accetta che una persona sappia fare... Io faccio a tempo pienissimo la mia da 30 anni giornalista sportivo, quindi non faccio solo quello. Però tu capirai, Ivan, che c'è una confusione nel pubblico, soprattutto a livello di mass media, sul fatto che oramai vieni riconosciuto perché la televisione è un mezzo che è un po' più popolare. Ma no, soprattutto perché è un programma così forte, potente, come Impatto, come Ballando con le Stelle, chiaramente ti disorienta da questo punto di vista, nel senso che ti fa entrare nel mondo dello spettacolo dalla porta principale, per cui chi non conosceva la tua attività, chi non sapeva cosa facessi, evidentemente, perché la televisione è quella che un pochino determina, e se tu fai 22 anni di giornali, pochi lo sanno, se non i lavori o i lettori, evidentemente. Ecco, chi non sa quello pensa che tu sia uno che si è messo a fare il giurato di ballo tutta la vita. In realtà quello è un divertimento, cioè Ballando con le Stelle è un divertimento, è stato stati 3 mesi spettacolari nel 2006, 7 anzi, non mi ricordo neanche l'anno. 2007, esattamente. Ed è un'avventura divertente ogni sabato da praticamente sono, questo è il sesto anno per me. Quindi con un bellissimo gruppo di lavoro, con una fantastica Emily Carlucci, con la gente che l'altra sera eravamo a Fiuggi a fare una tappa di Ballando con le Stelle, Ballando con Milli, con 2500 persone, la gente diceva quando tornate perché ci fate tanta compagnia. Credo che quando tornate perché ci fate tanta compagnia sia la cosa più bella che ti possano dire. Assolutamente. Allora, Alessandra, è corretta questa cosa. Parti con Miss Italia, ma non è detto che possa fare anche altro. Non è detto che debba rimanere come una forma di etichettamento, come semplicemente la bellissima ragazza che partecipa ad un programma. Certo. Secondo me ognuno di noi si fa dei programmi, ha delle aspettative, delle ambizioni. Delle ambizioni. È giusto seguirle, ma è giusto anche essere aperto a fare qualsiasi tipo di esperienza formativa, perché ti forma, rimanendo in tema, a livello caratteriale. Ivan, se decidi di ballare, secondo me, a Ballando con le Stelle, te la ritrovi, Alessandra, eh? No, ma guarda, io ti dico, noi adesso quest'anno salteremo un tour. C'è rimasta male, ha detto come no, non hai capito, ho detto me la ritrovo di sicuro, ma non quest'anno. Perché quest'anno noi saltiamo un tour, andiamo a settembre del prossimo anno, dopo Alessandra può tranquillamente presentarsi, anzi la presenteremo come concorrente numero uno. Quindi hai un anno per prepararti, mi raccomando. Ivan, io ti ringrazio come sempre per esserti prestato a tempi supplementari qui su Telebari. Alla prossima, grazie ancora e ti seguiamo su Radio DJ. Tutti, grazie. Ciao Ivan. Abbiamo avuto Fabrizio Mazzotta, la voce Crusty il Clown, un professore di diritto commerciale, direzione Nannina, lo consiglio veramente, una canzone particolare che rappresenta uno spaccato della nostra generazione, anche se io sembro un ottuagenario, e abbiamo avuto Ivan Zazzaroni, quindi tutte le forme di bellezza nel ballo, nel doppiaggio, nei cartoni animati, canto, in studio, giornalismo. In tutto. Ringrazio veramente Alessandra grazie per essere stata qui con me. Grazie per i tanti complimenti. Questa ricordati che è casa tua, quando vuoi puoi venire a divertirti, a scherzare con me grazie. E con gli ospiti telefonici, ma non finisce qui, adesso scopri perché. Saluto tutti, vi ringrazio e vi ricordo che questo è Tempi Supplementari. Alla prossima. Ciao. Alessandra, sei pronta ai rigori di Tempi Supplementari? Sì. Nome? Alessandra. Cognome? Monno. Età? 20. Altezza? 1,76. Cosa ne pensi della Valè? Della? Miss Italia era più bella di te? Probabile, se l'hanno votata. A Miss Italia esistono le raccomandazioni? Boh. Ultima volta che hai pianto? Ieri. Cosa pensi degli studenti massacrati durante il G8 di Genova? Un disastro. In Italia quanto ti senti libera di poter raggiungere i tuoi sogni? Abbastanza. Potessi, andresti via da questo paese?
Sì. Si dice che questa Italia non sia un paese per giovani, è vero? Beh, meglio l'America, sicuramente. Le tre caratteristiche che il tuo ragazzo deve avere. Ma ce le ha tutte. In ogni caso, pazzo, quindi fuori dalle righe, Il ciuffo, il dolce ciuffo, il ciuffo. e affettuoso. A scuola eri brava? Brava, sì, ma studiavo pochissimo. Vediamo un po'. Capitale della Finlandia? Come Helsinki. si calcola l'area del triangolo? Base per altezza, no? Diviso due. Il pianeta più lontano nel sistema solare? Dove morì Napoleone? Sant'Elena. Quando è stata scoperta l'America? Il Nel 1492. simbolo chimico dell'acqua. H2O. Nella bandiera italiana, quale colore è più vicino all'asta? Il verde. Il fiume Senna attraversa quale città europea? Parigi. Sei così brava che verrei ad abbracciarti. Hai mai detto dopo un litigio al tuo ragazzo, basta, vado con il primo che incontro? Sì. Ma chi è? Sono il primo che incontri. Cosa manca alla nostra generazione, Alessandra? Cosa La nostra generazione, manca? il coraggio. Cosa manca ad Alessandra per essere felice? Nulla. Credi in Dio? Sì. Temi che dopo Miss Italia possa per te pian piano affievolirsi la notorietà? Sì, ma non mi interessa. Favorevole o contraria all'abolizione della legge Merlin sulle case chiuse, cioè alla loro riapertura. Alla No comment. presenza di distributori automatici di contraccettivi nelle scuole. No, contro. Contro. All'educazione sessuale nelle scuole. A favore. E beh, ma tu gli insegni cosa fare, non gli dai l'opportunità però. No. All'ergastolo per chi commette reati nei riguardi di donne e bambini. Ergastolo. Sì, a favore. Alla liberalizzazione della cannabis. No, contro. All'ulteriore tassazione per sigarette, alcolici e bevande gasate. A favore. All'abolizione del valore giuridico del titolo di studio. Contro. Al dover prendere un caffè con Alvise a fine puntata. A Ma favore. Alvise è più bello di Fabrizio Frizzi. Sì, al ciuffo perché è sensuale. La bellezza quanto conta nel tuo ragazzo? Anche tanto. Cioè, per me la bellezza non conta tantissimo, però è La bello, prima cosa che bello. pensi quando ti alzi? A ridormire. Molte ragazze non conoscono Susanna Tamaro, ma sanno chi è Nicole Minetti. Che cosa ti fa pensare questo? Una grande tristezza per quella donna. E La frase che più spesso ti dicono i tuoi genitori. basta, mi dicono solo quello, basta. Io fino a 6 anni pensavo di chiamarmi e basta. La scusa che provi a dire quando torni a casa in ritardo. Ah, ma c'era un traffico terrificante e purtroppo siamo stati bloccati nel La traffico. scusa che inventi quando arrivi tardi a scuola. Di È la stessa, l'autobus non è passato. la verità. Meglio amare o essere amati? Essere amati. Ha detto la verità. I tuoi tempi supplementari sono terminati. A me dispiace anche un po'. Come sei stata oggi a Telebari? Benissimo, una situazione unica, mi sono divertita un Ma non sacco. dovevi, non vorrei che il tuo ragazzo fosse geloso. Vabbè. Un aggettivo per tempi supplementari. Pazzesco. Ma poi, in fondo, questo Alvise com'è? Dai, simpaticissimo, alla mano, grande. Ti sei comportata bene. Per te c'è un regalo. Grazie. Ma è da maschio! Vabbè, i telespettatori già sanno cosa succede adesso.